start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Questo sarà un video un po' insolito, non sarà un gameplay, ma sarà un video informativo, perché ho deciso di riprendere in mano Graveyard Keeper e parlarvene per quanto riguarda i DLC che sono stati rilasciati nel corso degli anni. Io portai questo gioco nel 2018 quando uscì, il gioco costa 10 euro insomma, e sono usciti 3 DLC che adesso andremo a vedere nei vari trailer. Io li ho tutti e magari me lo giocherò anche con calma. Mi sono parecchio informato su i vari DLC. Di che cosa si tratta? È prima di tutto tradotto in italiano. Quindi, per chi si lamenta magari spesso sulla lingua, questo è godibilissimo. Ed è un gioco dedicato a chi ha amato magari uno Stardew Valley. Ovviamente non con quell'aspetto bucolico che aveva quel gioco, ma qua si parla di gestire un cimitero. È un gioco molto poco politicamente corretto, perché si parla di obitori, si parla di tombe, si parla di tutto in tono dissacrante, un po' spiritoso, umorismo nero tantissimo, il fatto che si parla appunto di epoca medievale dove questi corpi vengono buttati e noi con un corpo la prima volta che ne prendiamo uno possiamo fare, sblocchiamo una ricetta di cucina, giusto per farvi capire quanto è poco politicamente corretto. Sarà possibile nel gioco base comunque ampliare, questa è la mappa con la nostra casa, il vecchio cimitero, avremo la possibilità di ampliare la chiesa principale nel villaggio e potenziare anche il nostro cimitero e andare avanti con la storia. Uno dei difetti, che poi per me è un pregio enorme, attribuito a questo gioco, è il fatto di avere mille cose da fare e spesso magari essere poco guidati dal gioco e spesso doversi informare su fonti esterne a quelle che sono il gioco, e questa è una cosa che a me piace tantissimo. Anche solo mi dicono: guarda, di notte ci sono delle creature che puoi trovare, bellissimo, vado e mi informo, mi piace veramente tanto questa cosa. Ma questo è il gioco base che state vedendo ora. Come vi ho detto, ci sono, faccio vedere il menu del personaggio con il nostro inventario, le cose che abbiamo equipaggiato, a dire, qua c'è carne, insomma, va analizzata, ci sono un sacco di cose da fare, tecnologie da sbloccare, qua parliamo di gioco base, teologia, la scrittura di libri, l'agricoltura, la natura, la forgia, la costruzione, quello è sbloccato un po' di più, la cucina, gli NPC che abbiamo conosciuto, il vescovo, il suo motto, prega, predica e comportati come se avessi vinto la lotteria, e vabbè, quando raggiungiamo un tot livello con la sua amicizia guadagniamo un punteggio. Ma ora vi faccio vedere vedete, tante cose sono interagibili, tante cose sono utilizzabili all'interno del mondo. Anche qui dovrebbe esserci qualcosina di costruibile, infatti col tasto F possiamo andare a costruire e abbiamo il taglialegna, il cavalletto del taglialegna, con le risorse che abbiamo recuperato, un po' come succedeva su, vedete qua mi chiede una tecnologia per abbattere l'albero, un po' come succedeva in Stardew Valley. Ma calcolate che tutti i DLC, ora che sto facendo il video, ma sicuramente lo vedete più avanti, capiterà di nuovo, trovate a 20 euro, praticamente 1,95 euro i 3 DLC, praticamente 2 euro, 6 euro in totale, li comprate tutti e 3, escludendo ovviamente i 2 della colonna sonora e dell'artbook, 6 euro più 10 euro, siete sui 16 euro, ho arrotondato a 20 euro prima quando ve l'ho detto, 20 euro vi comprate tutto. E sono DLC che non dovrebbero richiedere comunque di terminare la storia principale, ma sono delle storie parallele, se non che qualcosina magari lo potete fare in più se siete più avanzati in questa storia qui principale, perché magari avete sbloccato più tecnologie. Ma ora andiamo a vedere i filmati degli altri DLC. Ecco, qua parliamo di Stranger Things. È uscito l'ottobre del 2019 ed è un DLC, appunto, costo di 10 euro, lo trovate anche a meno, dove potrete viaggiare nel tempo,
e soprattutto far costruire una locanda e poterla gestire. Avete tutta la parte nuova gestionale della locanda, dovete stare attenti alle varie scorte e rifornirle, e nei seminterrato, insomma, di questa taverna avete modo di viaggiare con una macchina del tempo esplorando 200 anni di storia passata. Quindi vedete qua nel video potete andare a costruire e arredare la vostra taverna e andare a gestirla con tante nuove ricette, nuove tecnologie e appunto questi viaggi nel tempo che vi porteranno in location diverse. Potete anche espandere la locanda e viverla in pieno. Ovviamente c'è tutta la trama e ogni DLC, quindi lo dirò per ogni DLC, avete la possibilità di espandere appunto la storia e di giocare dalle 6 alle 12 ore in più. Quindi se calcolate 3 DLC da, andando larghi perché amate tantissimo il gioco, 12, 12, 12 sono 36 ore. C'è anche, vabbè, ovviamente la parte di combattimento con recupero di risorse, ma le meccaniche sono sempre bene o male quelle. Si espande la storia, si aggiunge una nuova un nuovo elemento gestionale. Nell'ottobre del 2020 esce Games of Crown. Ovviamente i titoli sono sempre ispirati a qualcosa di molto più grande, insomma. Però di che cosa andiamo a parlare qui? Qui parliamo di un nuovo DLC, sempre da 9,90€. Trovate anche scontati a 1,95€. Adesso lo sto provando. E qui potremo costruire il nostro nuovo campo di rifugiati, cioè potremo andare a piazzare liberamente le strutture all'interno di questo campo, andare a lasciare cibo a questi rifugiati. Vedete che si può anche piazzare, andare a costruire, farmare i materiali, costruire e quindi ad accogliere i nostri nuovi rifugiati. Si parla dalle 6, anche qui, dalle 6 alle 12 ore di gameplay supplementare con nuove tecnologie, nuovo sistema di inventario che dovrebbe già essere stato implementato comunque anche nel gioco base. Comunque, in sintesi, di cose da fare ce ne sono. Si parla anche di professioni all'interno del villaggio, quindi oltre a quello mille cose che dovete fare nel vostro villaggio base, dovete anche curarvi di questo villaggetto qui, di questa espansione. Calcolate che anche questo è tradotto in italiano, al contrario magari di quello che si vede qui nel video. Si parla anche di scroll di teletrasporto, quindi potrete teletrasportarvi alle varie location. Hanno reso tutto un pochino più snello, un pochino più veloce. Di cose ovviamente ce ne sono da fare. C'è la storia, non è mai l'elemento principale di questo titolo la storia, ma fa da contorno alle mille mila cose che avete da fare. Ma detto questo, perché non voglio andare a raccontare troppo di quello che già so, andiamo a vedere il terzo e ultimo DLC. Qui parliamo di Better Save Your Soul. È un l'ultimo DLC uscito a fine 2021, dicembre 2021 mi pare. C'è un nuovo tavolo da lavoro che ha a che fare con le anime, perché si parla di cimiteri, si parla di cadaveri e diciamo che, perché no, andare a trattare le anime di questi corpi. Ci sono nuovi crafting, c'è la possibilità di vedere appunto le anime dei corpi, nuove tecnologie. Questo è il DLC che più forse si lega alla storia principale, nel senso che magari sarebbe più utile avere risorse ricercate nella campagna base per poterlo affrontare, ma ovviamente lo potete fare quando volete senza aver necessariamente finito la storia base. Anche questo prezzo di 10€, 1,95€ scontato quando va nei saldi, e stiamo parlando adesso di saldi normalissimi, quindi. Però vedete che ci sono anche qui cose da fare con personalizzazioni ulteriori di quella che è la nostra casa, che è la casa dove eravamo un attimo fa. Infatti vedete che posizioniamo le cose, cioè io ho visto che in tutti questi DLC si denota proprio un amore verso questo titolo, per renderlo sempre più profondo, sempre più sandbox, sempre più ricco di cose da fare. E calcolate che tutto quello che stiamo vedendo ora, che è un trailer, lo potremo vedere anche in inglese. Quindi, insomma, gioco disponibile anche per console, oltre che per PC. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ciao ciao!